Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle catechesi sulla famiglia completiamo oggi la riflessione sui bambini, che sono il frutto più bello della benedizione che il Creatore ha dato all'uomo e alla donna. Abbiamo già parlato del grande dono che sono i bambini. Oggi dobbiamo purtroppo parlare delle storie di passione che vivono molti di loro. Tanti bambini fin dall'inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati dalla loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Ma questo è vergognoso. Non scarichiamo sui bambini le nostre colpe, per favore. I bambini non sono mai un errore. La loro fame non è un errore, come non lo è la loro povertà, la loro fragilità, il loro abbandono. Tanti bambini abbandonati per le strade. E non lo è neppure la loro ignoranza o la loro incapacità. Tanti bambini che non sanno cosa è una scuola. E non lo è neppure tutto questo. Semmai questi sono motivi per amarli di più con maggiore generosità. Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti dell'uomo, dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti? Coloro che hanno il compito di governare, di educare, ma direi tutti gli adulti, siamo responsabili dei bambini e di fare ciascuno ciò che può per cambiare questa situazione. Mi riferisco alla passione dei bambini. Ogni bambino emarginato, abbandonato, che vive per strada mendicando e con ogni genere di espedienti, senza scuola, senza cure mediche, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi, adulti, abbiamo costruito. E purtroppo questi bambini sono preda dei delinquenti che li sfruttano per indegni traffici o commerci, o addestrandoli alla guerra e alla violenza. Ma anche nei paesi cosiddetti ricchi, tanti bambini vivono drammi che li segnano in modo pesante a causa della crisi della famiglia, dei vuoti educativi e di condizioni di vita a volte disumane. In ogni caso, sono infanzie violate nel corpo e nell'anima. Ma nessuno di questi bambini è dimenticato dal Padre che è nei cieli. Nessuna delle loro lacrime va perduta, come neppure va perduta la nostra responsabilità, la responsabilità sociale delle persone, di ognuno di noi e dei paesi. Una volta
Gesù rimproverò i suoi discepoli perché allontanavano i bambini che i genitori li portavano perché le benedicesse. È commovente la narrazione evangelica. Allora li furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Che bella questa fiducia dei genitori e questa risposta di Gesù. Come vorrei che questa pagina diventasse la storia normale di tutti i bambini. È vero che, grazie a Dio, i bambini con gravi difficoltà trovano molto spesso genitori straordinari, pronti ad ogni sacrificio e ad ogni generosità. Ma questi genitori non dovrebbero essere lasciati soli. Dovremmo accompagnare la loro fatica, ma anche offrire il loro momento di gioia condivisa e di allegria spensierata, perché non siano presi solo della routine terapeutica. Quando si tratta dei bambini, in ogni caso, non si dovrebbero sentire quelle formule da difesa legale di ufficio, tipo: dopotutto noi non siamo un ente di beneficenza, oppure nel proprio privato ognuno è libero di fare ciò che vuole, o anche: ci spiace, non possiamo farci nulla. Queste parole non servono quando si tratta dei bambini. Troppo spesso sui bambini ricadono gli effetti di vite logorate da un lavoro precario e mal pagato, da orari insostenibili, da trasporti inefficienti. Ma i bambini pagano anche il prezzo di unioni immature e di separazioni irresponsabili. Sono le prime vittime. Subiscono gli esiti della cultura dei diritti soggettivi esasperati e ne diventano poi i figli più precoci. Spesso assorbono violenza che non sono in grado di smaltire e sotto gli occhi dei grandi sono costretti a suefarsi al degrado. Anche in questa nostra epoca, come in passato, la Chiesa mette la sua maternità al servizio dei bambini e delle loro famiglie. Ai genitori e ai figli di questo nostro mondo porta la benedizione di Dio, la tenerezza materna, il rimprovero fermo e la condanna decisa. Fratelli e sorelle, pensate bene, con i bambini non si scherza. Pensate che cosa sarebbe una società che decidesse una volta per tutte di stabilire questo principio. È vero che non siamo perfetti e che facciamo molti errori, ma quando si tratta dei bambini che vengono al mondo, nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente
e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini. Che bella sarebbe una società così. Io dico che a questa società molto sarebbe perdonato dai suoi innumerevoli errori, molto, davvero. Signore, giudica la nostra vita ascoltando quello che gli riferiscono gli angeli dei bambini, angeli che vedo sempre il volto del Padre che è nei cieli. Domandiamoci sempre, che cosa racconteranno a Dio di noi questi angeli dei bambini?